Un programma in collaborazione con Agriforno La Spiga. Pane, pasta fresca, biscotti, pasticceria, pizze salate e tanto altro. Vi aspettiamo a San Gregorio e Rocca di Cambio. Prossimamente in un nuovo punto vendita. A San Nicolò di Teramo vi aspetta Di Sante Mobili, il passato, il presente ed il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Se non hai visto Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Eccoci, siete pronti per la ricetta di oggi? Perché ne arrivo un primo piatto di quelli veramente strong. Non conosco altri termini per raccontarvi la ricetta che sta per prepararci la nostra Elenia Alcantarini. Ciao Elenia, bentornata. Ciao Jennifer, buongiorno a tutti. Ma quanta Grazie. Roba qui su questo tavolo. Sì, sì, come allora. Ho detto prima, primavera e adesso allora... Quello che ci offre raccogliamo. Benissimo. E infatti abbiamo questa misticanza stupenda. Sì, appena sì, raccolta. Appena raccolta, sì. Allora. Abbiamo le ortiche, abbiamo il papavero, abbiamo il crespigno, abbiamo la borragine, abbiamo la tuca selvatica. Abbiamo un po' tutto quello che, ecco, possiamo raccogliere in questo periodo. Tra l'altro la borragine se ne trova veramente tantissima. Sì, se ne trova tanta. Veramente andare in giro per le campagne è... Veramente questo aroma poi così particolare, sì, buonissimo, buona, che buona, buona. Si distingue. È vero, è vero. E noi che cosa abbiamo fatto? Oggi facciamo una pasta, un mezzo pacchero. Sì. Andiamo a condirlo con un ragù di salsiccia. Quindi per quello dicevo, adesso aggiungiamo strong, un po'. Sì, perché vedo anche questa, del formaggio. Abbiamo il Castel del Monte che dobbiamo grattugiare sopra. E un po' di misticanza cruda che poi andiamo a mettere sopra il piatto. Quindi praticamente... Quindi molto, sì, queste abbiamo capato tutte le verdure pulite, lessate e raffreddate sempre in acqua fredda. L'unica accortezza per le ortiche, vi potete pungere un pochino, ma una volta raccolta poi perde la sua essenza. E andiamo a fare che cosa? Come sempre una parte cremosa, che mi piace dare sempre ai piatti comunque per dare sì, quella consistenza soprattutto nei primi più gustosa. Piatti. Sì, certo. Andiamo a mantecare. Allora, che cominciamo a fare? Questo semplice ragù di salsiccia. Quindi praticamente questa misticanza l'abbiamo sbollentata? Sì, sbollentata in acqua salata. Io l'ho lessa tutta quanta insieme. Ok. Perché comunque non ho fatto... Non hai seguito ordini particolari. Non ho seguito un ordine particolare, ho messo tutto insieme perché essendo comunque tutto molto tenero, sì. C'è stata pioggia fino a poco tempo fa, sì. Come vediamo è bella verde, ho fatto tutto insieme e poi semplicemente soffritta con un filo d'olio e aglio. È emulsionata. Perfetto, sì. Setacciata. Chi e non piace setacciata possiamo anche semplicemente tagliuzzarla e... Ma a chi non piace setacciata? Sì, a tutti, sì sì. Adesso. La cremina piace a tutti. Piace a tutti. Tagliamo un po' di cipolla. Sì. E la facciamo soffriggere. La salsiccia possiamo usare anche un macinato di maiale oppure... Quello che poi preferisce anche fare senza, fare anche solo con dita di prosciutto. E poi secondo me si sposa bene con il sapore della misticanza. Sì, sì. Tutto sommato è un piatto leggero, cioè nel senso che comunque utilizzando tutte queste verdure un po' di salsiccia. Sì, un po' dai. Di proteina. Ce la possiamo concedere, ce la dobbiamo concedere. Qualcosina ogni tanto. Assolutamente sì, il cibo è vita. E poi comunque non dobbiamo dimenticare che è importante anche... Sì. L'aspetto della soddisfazione, cioè certo, il piacere, certo, cibo certo. Piacere, ben venga. Non vado a salare in questo caso perché ho già la mia misticanza che è già bella saporita. Ho insaporito, sì, ma poi è ricca di sapori. Poi anche la salsiccia. Sì, quella salsiccia già questa già è salata di suo, non vado a sovraccaricare. Bellissima questa salsiccia, questa è di maiale nero? Sì. Si vede, che bel colore. Vado a sfumare con un po' di vino bianco. Intanto io già ho fatto calare la pasta in acqua. Sì, perché andiamo ad utilizzare dei paccheri. Sì. Che hanno una cottura abbastanza lunga, 10-13 minuti. Il pacchero è una pasta importante, perfetta da utilizzare anche la domenica per dare una certa importanza ai nostri piatti. Sì, anche per variare formato. Certo, certo. Ecco qua. Facciamo evaporare bene il nostro alcol. Poi
controlliamo la cottura, ci siamo quasi. Con l'interno della nostra misticanza andiamo a prendere le foglie un po' più gentili, vedi, gentili. Ecco, questi qui sì. Le andiamo a spezzare proprio con le mani, una volta lavate e tutto. Questo qua andiamo leggermente poi a condirlo, ma poco con dell'olio. Aggiungiamo sempre un po' di erbette, abbiamo anche un po' di mentuccia. Andiamo a mettere leggermente un po' di scorzetta. Un po' di scorzetta di limone, sì. A me piace tanto. Sì, anche a me. Proprio tantissimo. Ma io la utilizzo anche con la carne, a me piace molto. Sì, limone, anche con la carne di vitello. Sì, sì. Sì, perché quella punta di acidità, sì. Ma spinge anche tutto il sapore, piatto, cioè i sapori. Allora, andiamo a scolare i nostri mezzi paccheri. Chi non vorrebbe azzannare questo piatto in questo momento? Chi non lo vorrebbe fare? Secondo me i nostri telespettatori si vorrebbero tuffare dentro la TV e riapparire proprio qui, pronti a rubarti il piatto, la pentola, Elenia. Sì. Allora, andiamo leggermente a bagnare con un po' di acqua di cottura, andiamo a spegnere, facciamo abbassare qualche grado. Nel frattempo andiamo ad aggiungere la nostra crema di misticanza. L'aggiungo alla fine perché ho paura sempre che poi mi cambia il colore. Ah, ok, ok. Anche perché comunque è già cotta, quindi non ha bisogno, sì, di un'ulteriore cottura. Quindi di... deve semplicemente, sì, sì, andare a mantecare. Mantecare, sì. Facciamo prendere un po' d'aria. Che bella questa pasta, mamma mia, Elenia. E allora, ci siamo, Elenia. Che facciamo, sì, a questo punto? Abbiamo fatto tirare la nostra pasta. Sì. Prendo il pecorino, giusto una grattugiata leggera. Non molto, quindi. No, perché poi lo vado a rimettere sopra. Ok. Questo è pecorino di Castel del Monte. Una, sì, grandissima eccellenza abruzzese. Sì, sì. Un pecorino delicato che non copre il sapore degli altri elementi del piatto, no, però no, riesce comunque a dare il suo, sì, il suo sapore. Che profumino che arriva, Elenia. Io apprezzo moltissimo questo formaggio. Sì, perché comunque tutto nostro, sa, proprio di montagna, di... Sì, però comunque conserva la sua delicatezza. Sì, sì, ma poi con la misticanza ci sta molto bene. Bene, sì. Beh, tu, insomma, ad abbinamenti, sei sempre molto precisa. Vabbè, le erbe crescono in collina, zona un ma po' poi alta, secondo me la primavera è una stagione che ti piace molto, perché... Sì, si può, con i colori, possiamo spaziare con... Sì, credo sia molto fonte di ispirazione per i cuochi. Sì, allora, la nostra misticanza cruda. Ne ero dimenticata. E questa va a dare anche un po' quell'acidità. Sì, quella freschezza, piatto, quella donna, sì, sì. Cioè c'è anche la scorzettina di, sì, limone. Sì, di limone. Che capolavoro, Elenia. I germoglietti. Ma quanto sono felici i tuoi clienti quando presenti questi piatti? Tanto, sì, sì, tanto. Secondo me tanto. Ti vogliono bene. Mi piace viziarli un po'. Sì, sì, sì. Si vede che lo fai con tanto amore. Ecco, proprio qua. Questa cosa arriva. Brava alla nostra Elenia. Che super piatto. Grazie. Senti, ma la Pasqua ormai è, sì, alle porte. È alle porte, sì. E domani è Venerdì Santo. Stai pensando a cosa preparare per accontentare i nostri, sì, telespettatori? Sì, adesso vediamo cosa possiamo inventarci. Bene, e allora non vi resta che continuare a seguirci. Rimanete su Rete 8, anche domani vi prepareremo una ricetta perfetta per il Venerdì Santo. A domani! Un programma in collaborazione con...
Agriforno La Spiga. Pane, pasta fresca, biscotti, pasticceria, pizze salate e tanto altro. Vi aspettiamo a San Gregorio e Rocca di Cambio. Prossimamente in un nuovo punto vendita. A San Nicolò di Teramo vi aspetta Di Sante Mobili, il passato, il presente ed il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Se non hai visto Di Sante Mobili, non hai visto tutto.